raggiungibilità, considerando le movimentazioni che devono essere fatte per orientare l'etichetta in maniera corretta, le movimentazioni che devono essere fatte al prelievo, l'altezza massima di pallettizzazione, quindi posso già considerare l'utilizzo di una colonna telescopica come settimo asse o del sistema robotique che mi fa da settimo asse, se tutti i punti sul pallet sono raggiungibili. Superata questa prima fase, tipicamente entriamo un po' più nello specifico. Quindi è importante ricevere dei campioni del collo da movimentare, questo perché, come dicevo prima, non sempre si ha un collo di forma regolare. Di conseguenza, se abbiamo delle scatole, per esempio, normali in cartone, abbiamo diversi tipi di presa, quindi a ventose, con spugna, o nel caso di cartoni molto pesanti con delle spugne particolari che ci permettono di sollevare carichi più elevati, se parliamo di sacchi con la tecnologia del vuoto abbiamo dei sistemi dedicati, così come per esempio taniche e lastre, poi come dicevo prima, a seconda del tipo di applicazione che vogliamo andare a realizzare, saremo noi in questa fase a trovare il tool più adatto. Quello che dicevo prima, la scelta della strategia di sollevamento in funzione del tempo ciclo che devo andare ad ottenere e a seconda del tipo di cella che voglio andare a realizzare. Nel nostro caso abbiamo i due sistemi, quindi a cinghia che poi verrà presentato da Robotic e quello a vite tramite colonna telescopica di sollevamento. A questo punto ripasso la parola al mio collega Fabio che introdurrà appunto la soluzione. Più nello specifico, la nostra soluzione insieme appunto a Cobotlift per andare a vedere i componenti che poi la compongono. Ok, grazie Andrea. Allora, quello che adesso entriamo nel dettaglio del prodotto, la filosofia che sta dietro a questa pacchettizzazione di oggetti per realizzare una soluzione è la filosofia di UR che sta sotto il nome di UR Plus Application Kits. Che cosa vuol dire? Potete andare a vedere sul sito di Universal Robot, vuol dire trovare in mezzo alla schiera di accessori, tutti compatibili con Universal Robot che stanno sotto il cappello dei Universal Robot Plus, quegli oggetti che permettono di creare un'applicazione tipica. Possono essere veramente di diverso tipo. Chiaramente in questo caso ci stiamo concentrando su una pacchettizzazione di prodotti per la pallettizzazione. E per esempio, questa slide l'abbiamo già vista. Andiamo a scegliere dall'universo Universal Robot Plus che tipo di pinze andare ad utilizzare e qui, a seconda, l'ha già introdotto Andrea, scatole grandi o scatole medie, andiamo a scegliere diverse tecnologie. Piuttosto che l'abbiamo ancora già detto, un altro componente, il componente più importante è quello del robot, e come vedete in alcuni casi dobbiamo utilizzare il 10 kg perché abbiamo una raggiungibilità di 1,3 m, in altri casi invece dobbiamo utilizzare il 16 kg, l'UR16 che ci penalizza in termini di raggiungibilità, ma ci avvantaggia dal punto di vista del peso trasportabile. Dopodiché, un altro componente del kit, ragioniamo sempre in questo modo, componenti di kit, proprio il software, che noi proponiamo il nostro software, questo software, che permette di andare a creare il layout di pallettizzazione su un'interfaccia web. Successivamente esportare questa informazione di layout di pallettizzazione su una chiavetta USB e andarla a inserire dentro TouchPen del robot per andare a scaricare i dati di pallettizzazione e seguire poi delle fasi generate da un wizard interno che guidano l'utente passo passo ad andare a prendere quei punti notevoli sul campo. Che permetteranno poi all'algoritmo di generare le traiettorie corrette e le logiche corrette, perché come diceva Andrea prima, potrei anche avere non solo un nastro di arrivo, ma più nastri di arrivo, potrei anche decidere di andare a gestire se c'è un troppo pieno. Lo vediamo meglio in queste slide successive. E ultima cosa, ma direi che dal punto di vista del safety, poi anche con Robotic andremo un po' più nel dettaglio, avremo spazio per parlarne, e il prodotto è compatibile con tutti gli accessori necessari per garantire la sicurezza dell'operatore. Quindi dopo l'analisi dei rischi potremo andare a decidere se utilizzare delle tecnologie
a barriera e risezionamento fotoelettriche, piuttosto che laser scanner che quindi monitorano un volume o un'area, e anche più recentemente anche dei radar di sicurezza che permettono di monitorare un volume avendo degli ingombri a terra contenuti. Come ultimo, in alcuni casi si può utilizzare il palettizzatore senza sensori di ambiente, andando a utilizzare una tecnologia che si chiama iSkin, che ci permette di andare a coprire in modo sicuro le parti in movimento, sia che sia parte del robot, sia che sia parte della pinza. Questi pad, ce n'ho qua uno che potete vedere, sono dei pad in foam che possono essere collegati o scollegati al robot e permettono di andare a coprire le parti contundenti e a creare, sono degli oggetti tutto per tutto attivi che permettono di, nel momento in cui l'utente tocca o sfiora questi componenti, di andare a fermare in sicurezza, garantendo la catena di sicurezza del robot, a fermare il movimento e poterlo ripristinare successivamente. Quindi, che cosa si può fare con il modulo software di RPAC? Si possono gestire, come abbiamo detto, diversi layout, si possono gestire delle schermate utenti personalizzate per fare in modo di separare l'ambiente di programmazione rispetto all'ambiente di utilizzo della macchina, in modo che l'operatore di linea debba solo scegliere la ricetta da far partire e decidere se palettizzare sul pale di destra o pale di sinistra, o ricominciare la palettizzazione da un certo punto della palettizzazione se l'abbiamo fermata in pausa, per esempio. Permette di avere connettività anche con PLC esterni per fare logiche eventualmente con parti di linea a monte o parti di linea a valle. Gestisce l'arrivo dei materiali da diverse strategie di arrivo, quindi il nastro può arrivare di fronte al robot, può arrivare di fianco, può arrivare a sinistra, può arrivare a destra, possono avere due nastri che possono essere concorrenti e quindi gestire anche le priorità. E ovviamente ha tutto un algoritmo che permette di ottimizzare le traiettorie per fare in modo di risparmiare tempo ciclo. Se vogliamo andare un po' più nel dettaglio invece della soluzione Cobot Lift, è una soluzione dal punto di vista software molto più semplice, che però appunto viene venduta in due versioni differenti: la versione stationary, cioè fissata a terra, o la versione movimentabile, quindi quello che vedete a sinistra, quello che vedete a destra. E come vedete dalle immagini, il segreto è tutto costituito da questo scaricatore annullatore di peso, che ci permette di arrivare dei carichi sollevabili molto alti, così come fanno gli operatori. Quindi quello che a noi piace sempre dire è: considerate Cobot Lift come un annullatore di peso che utilizza il vostro operatore, però con l'aggiunta di un robot. Quindi, diciamo, il braccio fa il movimento che prima faceva l'operatore, e il concetto di andare a portare più carico è quello che viene, gestito da Cobot Lift. Come vedete, nella parte terminale esiste un componente brevettato che permette di avere una sicurezza certificata anche TÜV nel caso di impatti, perché come stiamo movimentando pesi molto importanti, 30-40 kg, c'è una tecnologia che permette nel caso di impatto di fermare il movimento in modo sicuro. Non vado nei dettagli, ma come vi ha già anticipato Andrea, con questo tipo di soluzioni si possono veramente andare a gestire colli e oggetti di natura differente. È arrivato il momento dei colleghi di Robotic, lascio la parola a loro un secondo. Paul, se togli il muto. Sì. Prego. Allora. Un attimo, prendo. Ok, ci siamo? Mi sentite tutti? Sì, tutto a posto. Ok, solo da parte mia una breve introduzione su quella che è la soluzione che presentiamo oggi insieme a Fabio ed Andrea, e poi lascio la parola a Paul che entrerà più nel dettaglio tecnico, quindi di come è composta e come si utilizza. Allora, come vedete qui, il titolo è la Robotic Palletizing Solution, e come siamo arrivati a questo? Probabilmente molti di voi, mi auguro, ci conoscono già
come produttori di end effectors per robot. Okay? Noi siamo nati un anno dopo Universal Robot e siamo, tra virgolette, cresciuti con lei. Componenti plug and play, quindi molto semplici da installare, da utilizzare. Questo ci ha portato come secondo step a sviluppare dei veri e propri kit applicativi. Quindi i nostri plug and play components, le nostre pinze plug and play, adattate a degli scopi ben precisi. Poteva essere l'asservimento macchina, può essere la finitura superficiale. Insomma, abbiamo sviluppato degli insiemi che fossero dedicati a un compito ben preciso. E lo step successivo è quello di dedicarsi più che al kit applicativo a una vera e propria soluzione, come in questo caso. È la prima che lanciamo ed è figlia del fatto di voler dare nel contempo flessibilità e affidabilità all'utenza finale, con un punto importante, che è quello di avere un unico punto d'ingresso. Quindi nel momento in cui iniziate a lavorare con la nostra soluzione, se si ferma l'asse 7 parlate con noi, non c'è bisogno di far intervenire molteplici interlocutori, rimaniamo punto d'ingresso unico, ovviamente insieme al nostro distributore. Okay. Detto questo, non vi voglio portare via altro tempo e lascio la parola a Paul, che entra nel dettaglio. Quindi. Grazie Daniele. Bueno, è già stato detto un po', ma un passo importante nell'automatizzazione di una cella robotizzata per fare un'applicazione di palletizing è fare la verifica del concept. Quindi noi abbiamo sviluppato una pagina web che si chiama il Online Configurator e che ci serve per fare questa verifica. Quindi qui vediamo un'applicazione che è già stata configurata completamente e che è di un nostro cliente e ci sono 4 passi per fare la configurazione. Naturalmente dobbiamo definire quali sono le dimensioni delle scatole con cui lavoriamo, il peso è un elemento importante, dopo possiamo scegliere come sono le pallets, se vogliamo fare la palettizzazione a destra o a sinistra, quali sono le sue dimensioni, qual è l'altezza con cui cominciamo a fare la palettizzazione. E un altro elemento importante per questa simulazione è scegliere l'altezza del conveyor, perché naturalmente se il conveyor è molto basso o molto alto bisognerà muoversi molto per prendere ogni scatola. Quindi se lavorate con questo configurator dovete scegliere un'altezza rappresentativa di quella che avete nella realtà. E finalmente l'ultimo passo che dobbiamo fare è definire il pattern, che è come vanno messe le scatole sulle pallets. Noi possiamo lavorare con fino a 2 patterns per pallet. Vediamo come si fa. Qui è molto semplice, ci sono già un paio di scatole sulla pallet perché è già stato configurato, ma qui faccio un click qui su Add e dopo muovo la scatola sulla palette e la posiziono come voglio. Quindi la posso ponere qui o posso anche fare una rotazione, girare la scatola e la lascio qui nell'angolo. Posso fare lo stesso con il pattern B e scegliere quanto layers ci saranno su un palette e dopo decidere qual layer avrà qual pattern. E dopo questo è già configurata l'applicazione. Il nostro algoritmo sta adesso calcolando quali saranno le performance con questa applicazione. È un elemento importante quindi per verificare la compatibilità con i nostri KPIs, con il KPIs del progetto. Quindi vediamo qui sotto che con la nostra applicazione e con queste scatole noi possiamo spostare un po' meno di 11 scatole al minuto sulla palette e questo
significa che ci occorrono un po' più di 10 minuti per costruire una palette completa. E altra cosa importante è che se volete avere delle informazioni più precise sulla nostra soluzione, potete usare i links che sono a destra dello schermo. Quindi qui c'è un link per arrivare sulla nostra pagina web del e-learning, dove è dettagliato quasi tutto sulla nostra soluzione. Ci sono qui un paio di ebooks e anche la documentazione del prodotto. Torniamo alla presentazione. Scusami Paul, questo è un tool disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, giusto? Giusto, grazie Fabio. Sì, ognuno può utilizzarlo senza pagare o dare denaro, è anche utile per fare, per esempio, se volete condividere la simulazione con un'altra persona, è possibile fare un clic qui su share, copiare il link e dopo mandarlo a una persona a chi volete. Quindi è stato per aiutare nella fase del design della soluzione. E l'indirizzo si trova già dalla home page di Robotic, giusto? Esatto. Sì, esatto. Okay. Esatto. Grazie. Lo potremo condividere nello chat, forse, della presentazione. Okay. Adesso vediamo come funziona questa soluzione, il Robotic Palletizing Solution. Ci sono tre passi maggiori nell'avventura con questa soluzione. Il primo è installare la soluzione dove ne abbiamo bisogno. Può essere che ci siano molti posti in cui ne abbiamo bisogno, e questo è possibile perché la nostra soluzione può essere montata su Rodi per essere spostata, quindi è flessibile nella sua posizione, può essere posizionata fronte a parecchi conveyors, può essere spostata fronte a un altro conveyor se c'è bisogno. Ci sono dopo tre passi per fare la programmazione, tutto va fatto sul WareCap, sul Teach Pendant, e finalmente parleremo della fase preoperativa per preparare la fase operativa, naturalmente, sì. Scusami Paul, abbiamo un'alzata di mano, sì, del signor Pier Giorgio, magari provo a dargli un attimo voce. Sembra che ci sia un problema con il suo audio, per aprire. Signor Pier Giorgio Torelli, per cortesia, se ha una domanda da fare, se la può inserire dentro nel bottone Q&A e saremo lieti di rispondere. Grazie. Come faccio? Ah, ok. Cioè... Ok, sì, sì, scusatemi. No, prego, prego, anzi. Ho una domanda velocissima, sulla slide precedente però, quella del palettizzatore, del configuratore. Siccome abbiamo visto che abbiamo circa 11 minuti per riempire un pallet, ma nel caso in cui questi robot, questi palettizzatori fossero messi uno adiacente all'altro, hanno un modulo anticollisione? Cioè possono lavorare insieme? Due palettizzatori insieme, questo non lo abbiamo integrato in questa versione del software. No, però software a parte, diciamo che il simulatore, sì, ok, diciamo ci interessa, è carino anche da far vedere ai clienti, però simulatore a parte, come avviene diciamo nei robot tradizionali, ci sono dei moduli magari anche a pagamento che sono anticollisione, funziona così anche in questo caso? Cioè qualora noi avessimo un tempo ciclo che fosse un po' più spinto, riusciremmo comunque a potremmo comunque proporre questo ad un cliente, oppure siamo comunque vincolati a quel tempo ciclo? No, signor Dorelli, provo a rispondere io. Allora, la prima ipotesi è quella di chiaramente vedere se c'è la possibilità di fare prese multiple, perché semplifica la vita. La seconda possibilità è quella di utilizzare tutta la parte di kit
ad eccezione del software che è configurato per lavorare a singolo robot, e quindi andare a creare delle routine, diciamo, nel metodo standard di programmazione, e in questo caso si possono gestire dei semafori per fare in modo che i robot non si interpongano. È un qualcosa che abbiamo già fatto, ecco, fra l'altro. Perfetto, quindi, questa era la domanda, ecco, perché magari... Okay. Può capitare che ci sono varie rulliere che arrivano magari a distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro, e dobbiamo comunque andare a pallettizzare, non possiamo andare ad occupare ancora più spazio soltanto perché magari non riescono a lavorare contemporaneamente. Però mi ha risposto pienamente, quindi grazie. Sì, sì, sì. Ale. Perfetto, grazie Fabio. Grazie a te. Vai pure avanti. Vediamo, quindi stavamo parlando della installazione dell'applicazione, è tutto spiegato in dettagli in un assembly guide, è tutto abbastanza semplice perché la soluzione è già divisa in elementi grossi, in elementi semplici. Vediamo la scatola, c'è l'AS7, c'è la base per montare, per fissare tutto questo, c'è il robotic controller, ci sono anche gli elementi di robotic. È abbastanza semplice da installare. Prima di tutto dobbiamo fissare la base sul suolo usando gli anchors, montare dopo l'AS7, montare il robot, collegare i sensors, i pallet sensors, a collegare anche il box sensor, montare l'EPIC, eccetera. Tutto è dettagliato nell'assembly guide, ma ci sono anche due video veramente dettagliati sulla nostra pagina web che mostrano come fare tu questo correttamente. È semplice perché noi abbiamo fatto un lavoro molto importante per scegliere gli elementi giusti per questa applicazione, assicurarci che possano lavorare insieme, quindi abbiamo scelto un picking system che è il nostro AirPick, un robot che è ULR10, un AS7 che è da Festo, i sensors che vediamo sulla base sulla base qui negli angoli, per esempio qui ne vediamo due, non so se vedete il mio mouse, ma ci sono negli angoli della base, ci sono due per fare la detezione della presenza della pallet. C'è anche un sensor per fare la detezione del box, che anche da Festo, ma abbiamo anche fatto il design degli elementi meccanici come la base, come fissare i sensors. Abbiamo già fatto un cable guiding, è quasi completo, quindi dovete semplicemente attaccare, legare i sensors con il cavo che è già presente, e abbiamo anche fatto il design di un extension plate, extra reach bracket, che serve per mettere piccole scatole su grandi pallets. Parliamo adesso della programmazione. Tutto va fatto in tre passi e tutto va fatto sul Teach Pendant da Were. Vi mostro subito come va fatto. Si installa un recap che è il copilot, e dopo dobbiamo scegliere il component adeguato che è il palletizer. E vediamo qui sullo schermo che ci sono quattro elementi da configurare. Prima di tutto è sempre la scatola e quali sono le sue dimensioni. È abbastanza intuitivo da capire come funziona qui. Dobbiamo anche definire qual è il peso, qual è il payload, e anche la posizione per fare il pick, quale sarà la grip position. Questa deve essere definita sulla parte superiore della scatola, nel suo mezzo. Dopo definiamo come sono le pallets, quali sono le sue dimensioni, quali sono le dimensioni di queste pallet, e anche se vogliamo fare la palletizzazione a sinistra o a destra del palletizer. Possiamo anche definire qui i patterns. Qui non abbiamo un mouse come sul configurator, ma è semplice anche perché abbiamo queste frecce
che, con cui possiamo muovere una scatola sulla pallet. Possiamo utilizzare un step che sia piccolo o anche molto grande, possiamo far girare una scatola. È preciso e semplice da usare. Possiamo fare lo stesso per il pattern B. Qui posso aggiungere una scatola, lasciarla nel mezzo, esatto, e posso anche qui scegliere il numero di layers, scegliere la sequenza per queste layers, se sarà primo il pattern A o B, eccetera, eccetera. E finalmente scegliere i parametri per avere, per controllare la velocità e anche l'accelerazione del sistema robot più AS7. Quindi qui posso scegliere la velocità con o senza scatola e l'accelerazione con o senza scatola. Qui posso anche scegliere dove è attaccato il sensore, il box sensor, che è un digital input. Vediamo anche a sinistra che ci sono posti per aggiungere istruzioni per customizzare un po' più l'applicazione. C'è un posto per fare istruzioni, per fare comandi prima di cominciare a fare la palettizzazione. C'è un posto per fare cose between layers, per esempio mettere un interlayer sopra le scatole. E finalmente c'è un posto per fare qualcosa dopo aver costruito una palette completa. Tutto è fatto direttamente sul Teach Pendant e l'interface è molto intuitiva, diremo. Torniamo alla presentazione. Un'altra volta abbiamo ci siamo riusciti a presentare un'interface che sia semplice da capire, semplice da utilizzare, tutto sul Teach Pendant, perché lavoriamo con un algoritmo che genera traiettorie molto efficiente e condivise tra il robot e l'AS7, basandosi su le dimensioni delle scatole, un peak point, sapere come sono le palettes e come sono i patterns con cui lavoriamo. E tutto questo è sufficiente per generare le traiettorie e fare che il robot e l'AS7 si muovano allo stesso tempo, riuscendo a fare movimenti splines che sono dolci per il robot, che sono dolci per i suoi joints, e sono efficienti, quindi possiamo muoverci con velocità e con efficienza. Parliamo un po' della fase operativa. Ci sono segnali sul robot, sull'AS7, con cui possiamo capire qual è lo stato del programma, della soluzione. Per esempio, se il programma non è running, possiamo capire qual è lo stato dell'AS7, ma se il programma è running, possiamo sapere per la palette destra, destra o sinistra, se la palette è stata costruita o se la palette non è presente o se c'è stato un error. Per questo ci sono due luci sopra l'AS7. Parlando un po' della sicurezza, noi siamo pronti ad essere integrati con safety sensors come un safety interlock, un light curtains oppure area scanners. Questo dovete sceglierlo voi. E per fare il risk assessment noi aiutiamo, nel senso che abbiamo già fatto video per spiegare e mostrare come noi abbiamo fatto il nostro risk assessment, come trovare soluzione per fare il risk assessment. C'è una sezione dedicata nel instruction manual e ci sono anche ebook sulla nostra pagina web per capire
il tema questo della sicurezza delle applicazioni collaborative. Noi aiutiamo, ma la responsabilità è all'usuario finale ad fare il risk assessment. Il nostro asset non è collaborativo direttamente, ma è controllato così che quando c'è un segnale come un safeguard, un emergency stop, lui si ferma e il suo motore non ha più elettricità, non avrà più elettricità. Se è un protective stop, noi fermiamo il robot, ma lui può in pochi secondi tornare a lavorare perché il motore è ancora con l'elettricità. Possiamo utilizzare il pause and resume del teach panel, possiamo anche utilizzare il speed slider, ma non abbiamo scelto di interpretare il reduce mode che c'è nel wear robot come un modo di sicurezza con cui noi siamo già fermi. L'AS7 non si muoverà se siamo in reduce mode, quindi non si può usare come un reduce mode classico. Aiutiamo ancora un po' con diversi elementi, per esempio ci sono diversi materiali come un product manual che è il documento più dettagliato sulla nostra soluzione. Possiamo trovare informazioni su dettagli, il layout del palletizer, specificazioni elettriche, sicurezza, eccetera, eccetera. C'è anche un quick start guide che sono 4 pagine sulla nostra applicazione, sulla nostra soluzione. C'è un template per il risk assessment. Ci sono 2 recaps, uno che controlla il sistema della soluzione del palletizer e un altro per controllare il gripper. C'è anche una pagina web del e-learning dove, come l'ho già detto, ci sono video sul palletizer, ci sono video sul grippers e anche su come fare l'automatizzazione di una cella di palletizzazione. Ma ci sono anche esseri umani come io, come Daniele, come anche da Lumotion per aiutarvi con queste applicazioni before sales, prima di comprare la soluzione, per indagare se è possibile utilizzare la nostra soluzione per la vostra applicazione, per capire quali potrebbero essere le performance, ma anche per aiutare dopo aver comprato la soluzione per risolvere tutti i problemi che potrebbero esistere. Ok, grazie Paul. Io direi il recap lo saltiamo, ci sono ancora un paio di slide. Io volevo giusto sottolineare il fatto che grazie a questi strumenti informatici è molto facile cambiare la ricetta di palettizzazione e diciamo tipicamente in 5 minuti di programmazione si riesce a creare un nuovo layout. Diverso invece nel caso in cui dobbiamo installare l'applicazione in una nuova posizione, chiaramente c'è la necessità di fare il fissaggio a terra, di fare le prime calibrazioni, però per la nostra esperienza mezza giornata è più che sufficiente se abbiamo fatto bene i compiti a casa. Cioè se abbiamo portato a casa tutte quelle informazioni preliminari che abbiamo detto sia noi sia voi, siamo abbastanza pronti per riuscire ad andare in modo efficace dal cliente e dalla loro, diciamo, della loro applicazione. Concludo con un paio di slide che riguardano il discorso della connettività. Prendo un attimo la possibilità di condividervi lo schermo. Ecco qua. Allora, tema molto importante sul 4.0, come immagino capiate voi, sempre nell'ottica della modularità della soluzione, esiste questa, diciamo, possibilità
di andare a prelevare i dati, diversi dati di produttività, i dati di stato di salute del robot, i dati di possibili fermi di produzione, utilizzando questo prodotto ancora dei nostri amati partner Robotic, che ci permette di poter dare questo tipo di servizi a, diciamo, all'utente, sia sul campo sia da remoto. Quello che vedete in alto a sinistra è tipo un team viewer, quindi una connettività da remoto per riuscire a vedere il teach pendant della produzione e quindi dare assistenza da remoto a chi è sul campo, e anche la possibilità di installare delle webcam in modo da, ovviamente con diciamo, il discorso privacy da verificare, verificare, vedere anche lo stato della cella in sé. Per dare l'accesso alla connettività esterna esiste una metodologia basata su dei token, quindi su delle chiavette USB che contengono all'interno dei codici crittografati, quindi è l'utente lato officina o lato diciamo, chi deve ricevere l'assistenza che può decidere di richiedere un'assistenza e dare l'abilitazione alla connettività. Un altro punto importante è quello di ricevere notifiche sul cellulare che permettono di avere sia dati di produttività ma anche possibili fault di produzione. La possibilità, in basso a destra, di vedere analiticamente i dettagli di produttività e anche andare a scoprire quali sono eventualmente i colli di bottiglia o quali possono essere i punti da migliorare dell'applicazione. Io vi faccio esempio di una cosa che tipicamente viene vista sempre alla fine, ma è molto importante, che è quanto tempo ci metto a cambiare il pallet quando il pallet è finito. Ecco, questo tipo di prodotto vi permette di andare ad analizzare questi dati per cercare di fare un miglioramento continuo dell'applicazione. I dati sono disponibili sia sul cloud, in questo caso, oppure abbiamo altre soluzioni che ci permettono di integrare quello che abbiamo appena visto per poter avere dei backup, quindi sia su cloud oppure dei backup locali dell'applicazione, dei backup rolling, quindi continui, oppure permettere di avere l'accessibilità agli stessi dati via connettività standard. Noi utilizziamo tipicamente o REST API, che è un protocollo che si sposa molto bene con la connettività HTTP e che viene molto ben vista da chi gestisce i gestionali, oppure un protocollo un po' più industriale, l'OPC Way. Con questa slide abbiamo terminato con un pochino di ritardo la parte di presentazione, siamo disponibili per la parte di domande che vedo che sono già arrivate. Allora, vediamo un attimo chi non abbiamo risposto. Michele, non mi è chiara la spiegazione sul risk assessment. Chi certifica l'applicazione? Se cambiano formati, dimensioni e pesi, va ogni volta ricertificata l'applicazione o ci sono dei range entro cui vale la certificazione? Allora, magari comincio a rispondere io, poi Daniele, Paul, se volete aggiungere, ben volentieri. Allora, stiamo dando un prodotto general purpose, cioè stiamo discutendo in un prodotto general purpose, che chiaramente ha una utilizzabilità ben definita, che è quella della palettizzazione. La certificazione non viene fatta dal fornitore di componenti, in questo caso possiamo essere noi, può essere il robot stessa, perché i componenti possono essere utilizzati per svariate applicazioni. Faccio un esempio, come per esempio Michele ha già detto, le scatole possono avere pesi diversi, possono avere conformazioni diverse e quindi serve fare anche probabilmente dei tempi cicli diversi, quindi con delle velocità differenti. Nella stessa applicazione potrei avere dei pallet più alti o meno alti, potrei avere la necessità di valutare carichi sospesi oppure che stiano sotto le spalle, quindi ci sono determinati parametri che bisogna tenere in considerazione per fare quello che viene chiamato risk assessment o l'analisi dei rischi che comprenda frequenza e gravità dell'evento accaduto. Questo ci permette di fare una certificazione della cella in tutto, che quindi vuol dire il tipo di cella, ma anche come abbiamo deciso, quali sono le strategie di sicurezza che abbiamo messo in campo,
e che ci permette di utilizzare il robot per più applicazioni, non solo per una. Alla domanda, se mi cambia il peso della scatola, dobbiamo ricertificare il tutto? La risposta è no, però dobbiamo considerare che noi abbiamo fatto un'analisi di rischi nel caso peggiore, cioè quindi con la scatola più pesante, con il pallet più alto, con le velocità maggiori. In questo caso, se abbiamo dimostrato tramite il fascicolo tecnico di poter far fronte a tutti i rischi a cui l'operatore si espone, chiaramente i sottocasi, quindi scatole più leggere, velocità differenti e altezze di pallet minori, ci permettono di soddisfare le stesse requisiti di quella più complicata. Spero di aver risposto, se avete altro in questo senso sono disponibile, anche Paul o qualcuno di voi se volete aggiungere. Poi seconda domanda, ok, Andrea Castagna, come viene gestita la sicurezza lato operatore in funzione della velocità e massa del prodotto movimentata? Grazie. Sempre sulla sicurezza, sulla sicurezza. Allora, esistono delle normative, se poi volete vedere, abbiamo fatto dei video su noi con Low Motion, ma ci sono dei video fantastici anche su tutta la piattaforma di Robotic, come ha spiegato prima Paul. Fra l'altro sono video dedicati alla palettizzazione. Come al solito dovete fare riferimento, ed è una, diciamo, una scelta libera, non è obbligatoria, alle normative, che vi ricordo che le normative sono un aiuto, ma non sono un utilizzo obbligato. Le normative, in particolare la 10.218 parte 1 parte 2 e la 15.066, vi danno delle indicazioni in questo senso, cioè vi dicono quant'è il possibile rischio di contatto statico, quindi in questo caso lo schiacciamento, e vi spiegano come andare a gestire invece il rischio di contatto transiente, chiamiamolo anche dinamico, cioè il robot si sta muovendo e c'è un tipo di contatto, bisogna analizzare a quali rischi l'operatore si espone, quindi capire se quel tipo di scatola con quel peso, con quel tipo di impatto, abbiamo un rischio di livello elevato o livello basso. Ci sono delle tabelle per definire questo. Chiaramente le tabelle sono sulla normativa e devono essere studiate. Noi siamo qui per darvi consulenza in questo senso. Quindi, a seconda della soluzione, si può decidere assieme di andare a mettere dei gradi di protezione sempre via meno invasivi, partendo dalla protezione perimetrale fino ad arrivare a completa libertà di aria con eventualmente delle protezioni aggiuntive sul robot nel caso in cui si movimentano degli elementi contundenti. Sono previste integrazioni delle applicazioni con sistemi di visione e lettore data matrix per distinguere il collo in arrivo e palettizzarlo di conseguenza e o verificare eventuali package danneggiati per non caricarli sul pallet, ma in un'area dedicata? Risposta di Michele, domanda di Michele. Allora, sì, il software di RPAC permette, come vi ho detto prima, di gestire segnali, io li ho chiamati genericamente da PLC, ma abbiamo la possibilità di gestire sia dei codici data matrix, tipicamente comunque ci appoggiamo sul lettore che ci dia un ingresso digitale e che ci consente di gestire le priorità a seconda di questo bit di arrivo o altri. Viene quindi rilasciata una dichiarazione di certificazione o di quasi macchina? Sempre Michele, quasi macchina. Perché, come vi dicevo, diciamo che stiate movimentando una scatola con dentro dinamite, è una battuta, chiaramente. Però, diciamo, il discorso dell'analisi dei rischi è sempre a carico di chi fa l'integrazione, che non è detto che debba essere un ente certificato, diciamo, ve lo ribadisco, ma potrebbe essere l'utilizzatore stesso che poi funge da integratore o potrebbe essere un integratore che lo fa di mestiere. Vediamo invece se c'è altro. No, allora l'elenco delle domande è terminato. Se avete altro da chiedere, siamo disponibili per alzata di mano oppure sempre tramite le Q&A, altrimenti, diciamo, da tutto lo staff e l'organizzazione vi
vi salutiamo e ecco una cosa importante che non abbiamo detto: siamo disponibili a delle prove reali. Come vedete Andrea dietro le sue spalle, che sono molto larghe le spalle di Andrea, quindi mi toglie tutta l'inquadratura, abbiamo il nostro palettizzatore che ci permette di fare le prove fisiche, quindi facciamo tutto e diciamo il percorso, analisi dei dati, simulazione, analisi eventualmente col CAD, e poi nel caso in cui ci sia la necessità e interesse, siamo ben disposti a fare delle prove sia qui sia se c'è la necessità possiamo anche trasportare il nostro sistema e portarlo presso la vostra sede per fare sul campo, come avete visto precedentemente nelle slide, una prova reale. Mentre anche Robotic si dà disponibile, giusto, con sì, il loro demo test presso le loro sedi, di fare, previa chiaramente arrivo dei vostri colli, delle simulazioni reali dell'applicazione. Magari sì, vuoi aggiungere qualcosa, Daniele? No, no, esatto, è esattamente quello che stavo per dire. Quindi nel momento in cui ci sia la necessità, siamo in grado, con i dati reali della vostra applicazione, a fornire delle proof of concept reali. Quindi, e poi ovviamente la dichiarazione su come questa applicazione può essere soddisfatta dalla nostra soluzione. Intanto è arrivata una domanda, Fabio. Ah sì, la presentazione via email sì, per chi lascerà l'email, ma sull'iscrizione immagino sia obbligatorio, a richiesta diciamo potete ricevere la presentazione, e vi anticipo che la presentazione è stata registrata, come vi dicevo, chi avrà piacere potrà ricevere il link dove rivedere tutta la presentazione e poterla eventualmente condividere anche con i colleghi. Ovviamente la presentazione registrata dà più informazioni rispetto alle slide, comunque anche le slide saranno disponibili. Magari Andrea, visto che abbiamo ancora 5 minuti, io ne approfitto perché magari puoi condividere un attimo l'esperienza che abbiamo tipicamente con i clienti. Cioè, quando i clienti vengono qui da noi e fanno delle prove, secondo te che benefici possono avere, al di là di verificare che tutto funzioni? Però tipicamente abbiamo un'esperienza assieme, quindi riusciamo a spiegare quali sono i passi necessari, quali sono le cose per cui tenere attenzione, poi magari andare un po' più nel dettaglio in questo senso. Microfono, Andrea. Ok, mi sentite? Sì, vai. Esatto, perfetto. Guarda, abbiamo avuto diverse esperienze appunto con clienti presso lo showroom, quindi con la soluzione che vi posso far vedere, come dicevo prima, alle mie spalle, per cui il grosso vantaggio è che in alcuni casi, nonostante le specifiche vengano prese a regola d'arte o comunque abbiamo tutti i dati a disposizione, spesso risulta anche importante vedere poi il comportamento reale della scatola. Questo perché, facendo l'esempio più banale di una semplice scatola in cartone, lo stesso modo in cui è chiusa la scatola può influire sulla presa. Di conseguenza, tipicamente una banale scatola in cartone può essere presa con quattro ventose. In alcuni casi le quattro ventose diciamo rispetto a come viene chiusa la scatola possono creare dei problemi, diciamo, di deformazione del collo, per cui aspirano solamente in quattro punti, andando col peso del collo a deformarlo. Quindi, per esempio, quando andiamo a fare delle prove fisiche sul palettizzatore che vedete alle mie spalle, potremmo avere dei problemi in questo senso. Di conseguenza si opta magari per soluzioni diverse, tipo quella che vedete montata su, quindi una soluzione a spugna. Le prove sul campo, come diceva anche prima giustamente Paul, ci permettono di verificare altre cose. Quindi, per esempio, la tipologia di rulliera dal quale arrivano i pezzi. Noi qui adesso ne abbiamo una demo, ma partendo dalle caratteristiche della vostra si può riproporre qui una condizione similare, e quindi quando viene fatta poi l'analisi anche sul tempo ciclo reale, la stessa altezza della rulliera può incidere. Questo perché, come vedrete già se avrete modo di utilizzare appunto i link di simulazione, con una rulliera molto bassa
e uno schema di palettizzazione molto alto, si aggiungono dei movimenti della colonna telescopica, che adesso è nascosta dietro al teach pendant del robot, che vanno a modificare il tempo ciclo rispetto a quello di una banale movimentazione per altezze, diciamo in questo caso fino a 1400-1500 mm, quindi senza necessità di movimentazione della colonna. Quindi ci sono vari fattori che poi quando la vediamo spesso appunto o qui in showroom da noi o come diceva giustamente Fabio abbiamo la possibilità di noleggiare la soluzione completa, quindi di darla in prestito proprio direttamente presso la sede cliente per un periodo definito nel quale appunto ci si fa esperienza su quello che è il sistema e su quelli che possono essere i benefici, sicuramente diciamo dopo si entra ancora di più nello specifico di quello che è l'applicazione. Mi aggiungere, secondo me è anche interessante l'interazione che si ha tra clienti proprio per la programmazione, cioè noi abbiamo un po' di esperienza sull'utilizzo dei vari tool, chiaramente facendo il percorso assieme col cliente riusciamo a dare quei trucchetti oppure noi diciamo sempre quei punti da tenere bene presente per fare in modo che con diciamo una lista ridotta il cliente sia già facilitato per rifare la programmazione a casa sua in modo veloce e senza dubbi. Per quanto riguarda, ho visto una domanda al volo, rispondo velocemente. Vai. Di cosa ha bisogno il robot? Allora, il robot di per sé, per il collegamento, è un robot plug and play, di conseguenza un cavo di alimentazione a 220 che va ovviamente dalla presa elettrica alla cassetta di alimentazione del robot. La cassetta di alimentazione del robot è un quadretto dove all'interno sono presenti ingressi e uscite digitali analogiche per poter interagire con la macchina stessa e un cavo che va quindi dalla control box del robot al braccio stesso. Per quanto riguarda il pallettizzatore, anche qui abbiamo un'eventuale alimentazione per la colonna telescopica, quindi che anche questa si tratta quindi di un altro cavo e dopodiché ci sarà l'eventuale connessione alla rete, quindi un cavo Ethernet che mi permette poi di utilizzare i sistemi, come abbiamo visto prima, Insight, per l'analisi dei dati, quindi efficienza del robot, a seconda del periodo che imposto all'interno appunto di Insight. Dopo sicuramente avremo modo di analizzarlo meglio, magari con in altri casi, comunque... questo è quello di cui ha bisogno. Dopodiché la pinza nella maggior parte dei casi può essere alimentata direttamente dal polso del robot, quindi lungo il braccio corre, come vedete in questo caso, una catena portacavi flessibile dedicata Universal Robot, nella quale passa solamente l'alimentazione pneumatica per la pinza. Qualora si utilizzasse una pinza ad alimentazione elettrica, ovviamente verificata la compatibilità con l'alimentazione da polso, non passa nessun cavo esternamente al robot. Ottimo. Grazie Robotic, grazie Daniele, grazie Paul. Grazie a voi. Grazie Andre, grazie Alberto per l'assistenza dietro in regia. Spero vi sia piaciuta questa sessione. Contiamo come al solito, compatibilmente con i tempi, di riuscire a riproporne altri. A presto, quindi, ci teniamo in contatto con le nostre newsletter. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.